Mister Colantuono, dopo un 6-0 contro la Vis Mediterranea, c'è da essere soddisfatti o no? Sì, la soddisfazione c'è, soprattutto perché ho visto un bel pubblico. C'era tanta gente e vedere già dalle prime giornate questa affluenza mi fa tanto piacere. Poi sono anche contento perché oggi abbiamo giocato con un attacco giovanissimo, avevamo praticamente tre ragazze, nel totale facevano 64 anni, perché Poloner è una 2002, Kleisbein è una 2004 e Di Stefano è una 2002, quindi diciamo che a parte il risultato voglio vedere anche queste note positive, oltre al fatto che con oggi abbiamo già portato in rete 10 calciatrici diverse, quindi questo mi fa felice. Sta ruotando molto le formazioni di inizio gara, è una scelta per preservarla visto la lunghezza del campionato? Sceglie in base a quello che vede durante la settimana, come arriva al risultato finale? Sicuramente la settimana detta la formazione, in base a come si allenano, quali sono le condizioni fisiche e ovviamente anche le caratteristiche poi dell'avversario mi fanno fare delle scelte, ma ho una rosa talmente ampia e di qualità che mi permette di stare sereno sempre, quindi basti pensare che oggi Caterina Ambrosi, dopo oltre 120 partite, si è seduta, lei come ha fatto sotto la mia gestione le ultime 67 partite consecutive da 90 minuti, in questa settimana ha avuto un problemino, si è dovuta formare e quindi niente, abbiamo potuto fare anche questo, perché senza Ambrosi è sempre duro scendere in campo, ma siamo riusciti a fare anche questo proprio per la profondità di rosa. La fascia di capitano porta bene perché Ambrosi l'anno scorso ha segnato tanto, quest'anno in questa partita la fascia era per Rizza e ha segnato lei oggi. Sì, mi ha fatto tantissimo piacere, Federica è un pilastro di questa squadra, è cresciuta tanto, ha aiutato tantissimo Ambrosi sempre nella gestione un pochino del gruppo diciamo che nella, tra virgolette, nella disgrazia di Ambrosi mi ha fatto piacere avere Federica capitano, quindi se lo meritava ed è stato il giusto premio. Sono molto felice anche per il gol di Munecif, che è una ragazza del 2004 che sta crescendo tantissimo, a parte tutte le altre marcatrici. Sono contento per Alessia Rognoni che ha messo dentro due gol subentrando dalla panchina, sono contento per Kaisba, per Di Stefano, un pochino per tutti diciamo, però il gol di Munecif è la ciliegina un pochino sulla torta, ha fatto anche un grandissimo gol tra l'altro e quindi sono contento. È stata una bella giornata e ce la godiamo, la archiviamo, da domani la archiviamo e penseremo alla prossima partita, ma è stata una bella giornata. Premiate anche le sue scelte dalla panchina, sia Rognone che Munecif hanno segnato ed erano entrate da pochissimo. Sì, è una situazione che si sta verificando spesso, quindi dobbiamo sfruttare questo principio dove la titolarità non esiste più nel gioco del calcio, ma esiste il concetto di performance nei minuti a disposizione. E ieri il Parma maschile ci ha fatto da battistrada perché i due gol sono arrivati da due sostituzioni, Parma in 10 uomini, e quindi bisogna capire che chi subentra dalla panchina forse è anche più importante di chi gioca a titolare, quindi non è una frase fatta, ma è la verità, perché i dati statistici a livello mondiale mettono in risalto che la maggior parte dei gol sono nella parte finale di gara, negli ultimi 20-25 minuti, proprio perché i ritmi magari si abbassano un po' e chi subentra con qualità e intensità può veramente fare la differenza.